Shri Muji Babai Namah. Om Sat Guru Shri Muji Babai Namah. Om Sat Guru Shri Muji Babai Namah. Om Sat Guru Shri Muji Babai Namah. Om Namaste, benvenuti a tutti al Satsang
di oggi. Sono molto felice di vedervi, sono venute tante persone e anche un grande benvenuto a tutti quelli che ci seguono in trasmissione. Siamo molto felici che ci sia questa possibilità. Ci sono molte persone che vorrebbero essere qui in persona, ma non sono in grado di farcela, non ce la fanno a venire. E quindi questi satsang vengono trasmessi e per questo ci permettono di stare tutti insieme nello stesso momento, contemporaneamente, in satsang. Spero che non faccia troppo caldo per voi. Oggi è Guru Purnima. È l'ultimo satsang domenicale per un po' di tempo. Il prossimo sarà settembre. E quindi perché lo dico? Lo dico perché molti di voi che avete ascoltato questi discorsi e se questi discorsi risuonano interiormente nel vostro cuore, allora voi dovete fare il possibile per assorbirli. E quindi continuate a guardarli in video per rafforzare la vostra comprensione, approfondirla, in maniera che la mia promessa, in terms of the possibility, the promises that sul fatto che focusing, abiding, la vostra concentrazione o il fatto che dimoriate in ciò che siete stati condotti a vedere, conduca la mente a stabilizzarvisi in maniera che le illusioni non vi possano sopraffare ancora. Vi verrà paura, ma non metterà radici, non metterà più radici. E voi che non potrete più venire qui, vorrei che continuate a osservare e esaminare le cose con la stessa assiduità e che possiate riconoscere con l'esperienza diretta dell'efficacia della pura visione e che restiate con la comprensione che vi porterà a casa. Abbiamo rivolto un invito. Ciò che vuol dire casa non è una casa che si raggiunge con un viaggio, non ci sono distanze da percorrere. L'unica distanza è la distanza di un pensiero e riuscirete a capire quanto sono volubili, quanto sono volubili i pensieri. Quindi benvenuti al satsang di oggi. Puoi venire tu. Traduzione russa. Russian translation in the room, anybody? Russian translation in the room? Okay, we have Siddhartha now. Very good. Thank you. Thank you. Grazie. Thank you. Grazie di avermi invitato. Yes. Io совершенно переполнена благодарностью. Sono piena di gratitudine, sono molto grato. Okay, what you say? I'm full of gratitude. This microphone, show him the microphone. Yes, okay, you said she said she's full of gratitude. Okay. Carry on, please. Да, да. Я просто даже не знаю, как это выразить. Non so come esprimerla questa gratitudine. I just don't know how to express it. I don't know how to express it, she says. Okay.
No, то, что внутри, это так сильно. Ma dentro di me è molto intenso. But inside it's very strong. И в Ришикеше мы говорили с тобой последний раз, и ты с такой мощью вот принял меня. Last time when we spoke in Rishikesh, you accepted me with a full power. Mi hai accettato dandomi un grande potere. И для меня эта встреча произошла. And this meeting happened for me. В сердце. In the heart. Я чувствую эту мощь, эту силу внутри. Sento questa forza. And I feel this power, questo potere dentro me, nel mio cuore. In me, in the heart. Как все стало мягко. Tutto è diventato delicato, morbido. И едино. And one. И сейчас я очень благодарна тебе, что ты меня вызвал только сейчас, а не раньше. Ты со мной так рада. And I'm very grateful to you that you calling me only now, not before. Solo ora, non prima. Все, что здесь происходило, это настолько удивительно, все переваривалось во мне. Perché? Because what had happened here is amazing, straordinario, incredibile. It's all digested in me. Какие-то истории доигрывались. Some stories. Ci sono state altre vicende, altre storie che sono andate avanti. Страх, стыд быть собой – это вот основное, что сейчас проигрывается до конца. И anche adesso la vergogna di essere me stessa e la paura in qualche modo sono in atto. Shame of being myself. Di essere me stessa, me stessa chi? La persona o il sé? Self. Il sé. Quindi la paura di essere il sé, cioè di essere te stessa, di essere quello che sei. I just need to clarify what you speak. Страх и стыд быть собой, в смысле быть собой как self? Да. Yes. Sì, di essere me stessa. Where can shame be? For whom can the shame be? Chi è che prova questa vergogna? Who can discover? Chi è che scopre la propria essenza e si vergogna? Come è possibile una cosa del genere? Tutta la nostra vita abbiamo vissuto alienati da noi stessi, dal sé, in esilio da chi siamo veramente, e facciamo finta di essere qualcos'altro, e a volte ci crediamo a questa finzione, ma alla fine abbiamo compreso, se tu hai compreso chi sei veramente, tu dici che questa comprensione è avvenuta nel tuo cuore. Tell her what I. You understood what I said? She's listening. Я наблюдаю. Ha capito quello che ho detto? Я наблюдаю это отождествление с этим стыдом и страхом. Io osservo l'identificazione con questa paura, questa vergogna. Вот это вот как будто страх и стыд. Questa paura, questa vergogna. Sono qui. И мое внимание, оно вот просто залипло на это. E la mia attenzione sta davanti a me. Ma questa è una cosa diversa, però, dice Guruji. Perché la paura e la vergogna di cui tu parli non sono nel cuore, sono davanti a te, no? È questo che dici. Allora devi anche renderti conto che sono cose, sono fenomeni, sono cose apparenti. Lo capisci o no? Sì. E allora perché te ne preoccupi? È come una nuvola vagante. Perché ti identifichi con essa? È una voce vecchia. It's an old voice now. Я сейчас как раз и говорю про то, что сейчас я наблюдаю, как эти истории страха и стыда проигрываются, и внимание вот так разворачивается на меня и возвращается как будто бы назад. È di questo che parlo, perché io adesso osservo queste vicende che avvengono davanti a me, ma nel momento stesso in cui le osservo, ну вот как будто глаза, внимание разворачивается, оно было приклеено сюда, теперь оно разворачивается. La mia attenzione si rivolge a queste cose, ma poi ritorna al mio sé. Это как встреча происходит. Like meeting.
come se fosse un incontro. È qualcosa di, è un'apparenza, non è qualcosa di autentico, non può essere vero. Perché una volta che il pulcino è uscito dall'uovo, può ritornare nell'uovo? Una volta che sei uscito dallo stato dell'ignoranza, adesso veramente ne esci fuori, non è che pensi di esserne uscito. Se ne sei uscito fuori, puoi ritornarci dentro? Si è perso il suo potere, questa illusione, perché è qualcosa di esteriore. Allora in realtà la cosa è che non sei sprofondata nella tua verità ancora. È una comprensione parziale la tua. Una certa comprensione funziona per conto della persona, è per questo che sorge questa sensazione di vergogna. È così. È come una tartaruga che porta dentro la testa e le zampe, ma non riesce a metterle tutte dentro perché non c'è spazio abbastanza dentro. Però tu non sei una tartaruga. Se succede qualcosa del genere per cui ti ritiri indietro, e quindi sei compreso, ma non sei compreso a livello intellettuale, ma se hai compreso attraverso un'esperienza diretta, allora qualsiasi cosa ritorni attraverso la mente non ti può più fregare, perché in qualche modo è stata messa in luce questa illusione. Allora come fa a tornare con la stessa forza, con la stessa intensità? Se capisci da cosa viene l'azione della mente, non può avere più la stessa intensità, la stessa forza. Quando ti rendi conto, vuol dire che devi ancora osservare, devi ancora esaminare. Una volta ho raccontato una storia, no? Penso che è una cosa adatta a te adesso, in questo momento. Posso raccontarla? Ci sono questi due amici, no? che non si vedono da 20 anni, andavano a scuola insieme, adesso sono donne mature, sono adulte. Una volta si incontrano per caso in un ristorante e sono così colme di gioia che una dice: non abito lontano da qui, perché non vieni a trovarmi, a stare con me qualche giorno? E l'altra dice: beh, mi piacerebbe, però adesso non posso, posso venire tra una settimana. Allora si organizzano e poi una settimana dopo questa amica va in visita dall'altra signora e quindi la fa entrare in casa, benvenuta, è stupendo vederti, per ora vivo da sola e quindi sono contentissima che vieni qui a casa mia, stai qualche giorno. Questa è la tua stanza. Gli fa vedere tutto, tutta la casa. Poi stavano a chiacchierare e poi arriva la serata e l'ospite in qualche modo apre le valigie, apre l'armadio e si mette a urlare. Allora la padrona di casa dice: oddio, che succede? Che succede? Torna giù. E l'amica gli dice: non posso stare in quella stanza. Ma perché? Qual è il problema? C'è una vecchia signora seduta nell'armadio. Che? Ma no, non c'è nessuna vecchia signora nell'armadio. Ma sì, 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 ti assicuro, nell'armadio c'è una vecchia signora. Ma che dici? Vieni. Non voglio tornarci. Allora, tornano, vanno lì, aprono la porta della stanza, aprono le ante dell'armadio. In realtà
c'era una scopa e sopra la scopa c'era un vestito e poi sopra c'era anche un cappello e quindi nella luce serale sembrava qualcuno, però veramente ti dovevi impegnare. Vieni a vedere, vieni a vedere. Oddio, ho paura. Guarda, è solo una sedia lì su cui ho messo il mio vestito e anche il cappello, ma non è niente. Oddio, mi sento, mi vergogno adesso. No, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Oh no, no, don't worry, it's okay. Fine. Allora l'amica resta lì da sola. She goes back downstairs and l'indomani mattina. Next morning, she calls her for breakfast. She comes down and she says, "I'm leaving today." Dice, me ne vado. Why are you leaving? E perché te ne vai? La vecchia signora. C'è una vecchia signora nell'armadio. Old lady in the cupboard. Ma a che stai dicendo? Are you talking about? Ti ho fatto vedere che non c'è nessuna vecchia signora. No old lady. I live here by myself. Sì, lo so. I know. Ma è lì. She's in there. Non ci riesco a dormire lì. I can't sleep in there. Ma hai visto coi tuoi occhi, no? But you saw with andiamo your own eyes, no? Come, no, non ci voglio tornare là dentro. Dai, la tira, come, no? Per la mano. Look, guarda, it's the same thing. Ora look, tiro fuori la sedia, the chair, il cappello, take off the dress, tocco il vestito. Hat, guarda, okay? Guarda nell'armadio. No, look in the cupboard. Look, oh, scusa. She says, oh, please forgive me, I'm so, mi dispiace, sono molto nervosa. Ora mi sento tutta imbarazzata. What made me feel like scusami, ti prego. Please, I'm so perdonami. Sorry. No, non me ne vado, I won't leave, I'll stay. I'm so sorry, to trouble you. Ok, very good. L'indomani mattina, l'indomani sera. Ah! Che è successo? Che è successo? Oh my God. C'è una vecchia signora. Old lady. What? In the cupboard? No. C'è una vecchietta, ma dov'è? Nell'armadio? No, sta seduta lì sulla sedia. She says I've got to leave, so quickly after that she had to phone for a taxi. E quindi l'indomani in the night to take her back. La sera stessa. Durante la notte ha chiamato un taxi che l'ha riportata a casa. Quindi adesso torno da te. Tu hai visto that there is no such thing, the thing that has happened, che it's finished. Ciò che è successo è finito, no? Identifying quando ti identificavi con la personalità, in qualche modo ti portavi dietro tutta questa roba, e prima ci credevi, però adesso, grazie all'indagine, hai riscoperto nel cuore il tuo vero posto. Quindi sono finite tutte queste cose, però adesso torni a dire, adesso comunque continuo a vergognarmi, ho paura, perché è tornata la vecchietta. Vuoi dire le vecchie paure. Allora che ci vogliamo fare? Come facciamo ad andare avanti? Come sei andata al di là dell'illusione all'inizio? Adesso è la stessa cosa. Osservala, no? Magari appare, però adesso sai che non è autentica, non è reale. Quindi sai che non è, quando sai che non è reale, l'attenzione ritorna all'origine. Allora dici, vabbè, non ti preoccupare di queste cose. È solo una nuvola che passa. Да, sì, так и есть. Sì, è vero. Yes, that's what it is. Мне просто нужно свериться с тобой сейчас, что вот то, что я сейчас говорила, это, ну, так ли это, что когда я так наблюдаю, вот этот страх и стыд, ну, он очень уже слабый такой. Volevo solo verificare con te. I just wanted to check in with you about what I just shared. Yes, and... Что когда я наблюдаю этот страх и стыд, правда ли это, что вот мое внимание как будто бы возвращается в меня, в источник? È vero che nel momento in cui osservo questa paura, questa vergogna, l'attenzione ritorna quando riporto l'attenzione al cuore, quando allontano, quando distolgo l'attenzione dalla paura e dalla vergogna, ritorna al sé, alla sorgente. Ma la questione potrebbe anche essere questa:
chi è che soffre a causa di questa paura, di questa vergogna? Chi è che patisce la vergogna e la paura? Devi portare l'attenzione, concentrarti. Chi è che soffre per questa paura? Si può identificare con lei che ne soffre? Prova a identificarlo a livello tangibile. No, è impossibile. Allora, se provi che qualcosa non è vero, come fa a esistere? Non esiste. È una sensazione. Ma le sensazioni vengono. Le sensazioni verranno, è normale. You see, it's like suppose you give up drinking alcohol. You finish drinking alcohol. Bevevi alcol, e poi hai smesso. E poi ogni tanto c'è questa sensazione di bere di nuovo. E magari te ne vai a fare una passeggiata per distogliere l'attenzione da questa sensazione. Have you committed any sin? Have you let yourself down? You have not done it, because queste sensazioni verranno. The feeling will come, you see? And però non prenderle troppo seriamente. Ricorda sempre il luogo da cui osservi, da dove osservi tutte queste cose. E chi sei tu che stai osservando queste cose? Questa è la cosa più importante, e non vale solo per te, vale per tutti. Da dove osservi tutte queste cose? È la posizione personale, è una persona che osserva, che ha un passato, oppure poi sei in grado di osservare dal luogo dell'essere? C'è nessuno che capisce quello di cui parlo? Se osservi dall'essere, non ha nessuna possibilità di interferire. È arrivato già morto, vuol dire che non ha possibilità. Se invece la tua posizione è quella della persona, la persona si collega ai ricordi, al passato, al futuro, ai vecchi dolori, ai ricordi, ai vecchi ricordi, e quindi la memoria ripresenterà la persona, il passato e i suoi guai passati. Ma di fronte all'essere, Come fanno a sopravvivere queste cose? Alcuni non capiscono, va bene lo stesso. Dal luogo dell'essere di cui tu hai fatto esperienza, che è incommensurabile, infinito, irrefutabile, indivisibile, imperituro, è una cosa minuscola quella di cui parli, no? È un'increspatura, è un colpo di tosse, è uno starnuto, ma è qualcosa di più. Se c'è qualcosa di più, vuol dire che la persona cerca di tornare. E anche questo tentativo viene osservato. Nulla sfugge all'essere. La persona si perde tutto, gli sfugge tutto, perché è un tipo, è attratto da un certo tipo di concetti. Ma l'essere non è una persona, è come spazio. E ogni sua parte osserva, è un punto di vista. Non si perde niente, non gli sfugge niente. Tu che sei il sé devi immergere l'attenzione nell'essere, devi starci insieme e ricorda che non stai costruendo, fabbricando qualche cosa, non stai fabbricando un ponte, stai a marinare nell'essere. Che vuol dire? Vuol dire fare attenzione consapevolmente, portare l'attenzione e dimorare nella sorgente che sei, che è il tuo sé. È una comprensione non fenomenica, nel senso che non è qualcosa che osserva qualcos'altro, è un'autosservazione. È difficile esprimerlo a parola, però l'esperienza è molto diretta, molto naturale, molto semplice. È straordinario. Il fatto che le cose più profonde della vita sono le cose anche più semplici. Però ci sfugge questo, perché la mente
the consciousness, la coscienza che si esprime attraverso la persona vuole essere sofisticata. Si sente attratta da concetti molto complessi e quindi si perde poi nelle sue stesse proiezioni. Ah, sei venuto. Ah, you came. Ottimo, ottimo. Very good. Ce l'hai gli auricolari? You can, you bene, have? Bene. Accia. Very good. Yeah. Можно ще уточнити раз? Posso fare una domanda? May I ask once again? Часто сказал, истинное я, или это мне показалось, истинное я маринуется в естьности. You said that the self detto che il sé sta a marinare nell'essere. Something like this. Okay, yes, yes. And she wanted to make it clear. È questo che hai detto? That's what you say. Sì, questo, questo ho detto io, ma te che cosa hai capito? Я не знаю, мне это, я переспрашиваю, это так ты сказал или это я так поняла? I just wanted to ask is that what you said? Vorrei sapere se è quello understood. Che hai detto te oppure è così che ho capito io. Io so quello che ho detto io. I know what I said. Ma non so quello che hai capito tu. But I don't know what you have understood. Capito? You see? I feel that dovrebbe essere abbastanza semplice, no? That you simply, la tua attenzione non si fissa su nulla, su nulla di materiale. And even space, if space is given neanche sullo spazio, materiality, perché in qualche modo it becomes an object to the one who is supposed to be marinating in it. Lo spazio in qualche modo it's è materiale space, rispetto a colui che è marinato nel no sé. Non c'è nessuna differenza. No, so come fai a concentrarti su qualcosa che non è diverso da te, different. Non è altro da te? Come fai a concentrarti su qualcosa che non è separato da te? Мне просто вот после Ришикеши мы говорили с тобой, у меня почему-то вот эта вот идея навязчивая, что что-то с чем-то встречается, капля с океаном, и это на как будто бы я сейчас на опыте, вот как и это на это именно не интеллектуально, а на опыте, я как нащупывание какое-то, что ли, вот как встречу, что ли, какую-то я или это идея у меня. Dopo che abbiamo parlato a Rishikesh, tu mi hai detto che told me that che la goccia entra nell'oceano, si fonde con l'oceano. No. Ho detto, magari può sembrare che la sensazione di essere una persona si fonde nell'assoluto. Potremmo paragonarlo a una goccia d'acqua, che è una goccia di pioggia che cade nell'oceano. Magari ha paura, oddio, che mi succederà? Sto cadendo in uno specchio d'acqua immenso, che mi succederà a me? What's it going to feel like when I touch? Will I be able to remember what happened and all of this stuff? Sopravviverò? Will I be able to survive as my little raindrop in the ocean? You see, so it's maybe supposing it's having all these thoughts, but when it touches the ocean, nell'oceano, can it give an account of what that feel like? Questa goccia può raccontare la sua fusione con l'oceano. Touches the ocean, può raccontare il momento in cui, you know, I remember ha toccato when l'oceano. The ocean. Sì, mi ricordo, wow, veramente è stato un incontro fantastico. My gosh, potrà dire una cosa can del it genere? Speak like that? La goccia. Dove la troverai questa goccia d'acqua nell'oceano? E la goccia sta a marinare nell'oceano? Sta forse a marinare nell'oceano.
Все. Yeah, è tutto. Yeah, that's all. That is all. I just finished. Is it? La goccia non dice neanche questo. Non riesce a dire neanche questo. Posso venirti ad abbracciare? D'accordo. Ok. Grazie. Perché anche questa risata è spontanea. Anche questo viene osservato a partire dalla vastità. Grazie. Могу я спеть? You want to sing? Vuoi cantare, va bene? Oh, ok, ok, sì. Is that as the raindrop or the ocean? Yes. Come goccia o come oceano? No, don't. Ok, sì, sì. We will tell. Ce ne renderemo conto noi. Shot. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Grazie. Love you. Grazie, voglio thank bene. You. Vieni tu? Grazie, Muji. Mi sento bruciare dentro. Da quando ti ho incontrato. Molte cose stanno cadendo. Mi sento radicata profondamente nel mio essere e non voglio lasciarlo cadere. Che radice, dice Muji? Questa intimità con chi sono io. Ok. Di quello che dici ora è che da quando mi hai incontrato dici che hai questo senso di bruciare, di essere in fiamme, ma qualcosa resiste a questo fuoco, no? Sì. Quello che hai detto ora, quando c'è una goccia che tocca l'oceano, quando ti ho incontrato a Rishikesh ho sentito qualcosa, che qualcosa è caduto, qualcosa mi ha lasciato. Ero scioccata e lasciavo che questo accadesse. E ora mi stavo sentendo, ora che sono qui, qui in Portogallo, a Monte Saggia, mi sembra che questa goccia vada fuori dall'oceano, mi sento come... questo significa molto. Devi morire completamente, non puoi lasciare niente, puoi lasciare niente sulla schiena, che trasportarti sulla schiena. Questa è la drammaticità della mente. Sì, ma in qualche modo la vita presenta se stessa così. Le cose cadono, cadono via. Il bruciare va bene. E questo succede anche. Devi essere grata per questo. Essere in fiamme, essere incendiata, rimpiazza la tua pratica spirituale, il tuo sadhana. E questa è una cosa potentissima, perché non devi fare nessuna pratica, perché tutto viene vomitato fuori, e questo è un atto di grazia. E questo ti rende in fiamme. La prima reazione della mente è di malinterpretare questa cosa, sembra che qualcosa di male stia accadendo. Ma no, perché questa è la mente psicologica che sta perdendo la sua presa. This e questa this sort of
sorta di abilità che l'essere psicologico ha sempre avuto di rendere cieca la vera coscienza reale della propria stessa, proprio stesso riconoscimento, sta dissolvendo, e quindi c'è una paura che arriva. Questa paura viene interpretata dalla posizione della mente e non dal vero sé, e quindi sembra che ci sia qualcosa del tipo: oh, cosa mi sta accadendo? C'è qualcosa che sta minacciando la radice di ciò che veramente io sono, ma invece è ciò che tu non sei che è in pericolo. Questa è un'idea che tu hai nella mente, ma devi ricordare anche che questa immagine di te stesso cambia in continuazione. Tutto ciò che puoi percepire, che appare, che ti appare di fronte, appare nel tempo e continua a cambiare nel tempo e si trasforma. Tutto quello che vedi, dimmi una cosa che hai percepito che non è mai cambiata. Tutto cambia, tranne una cosa. E mi chiedo se tu sai cos'è questa cosa, perché tutto cambia. Se tu potessi prendere una vita, prenderla fuori e vedere: ok, abbiamo 35 anni, tagliamogli in segmenti di 5 anni e ti guardo a 5 anni, cosa dici della vita? A 10 anni, a 15, 20, 25, 30, e vediamo, ogni volta che parli, parli con una convinzione, un senso di sapere quello che sei, cosa ti piace, cosa non ti piace, tutto questo, e ogni volta cambia. Quindi qual è il tuo vero te, la tua vera te? Le tue idee su te stessa non sono coerenti, continuano a cambiare. C'è come un filo che va attraverso queste idee, e questa è la sensazione dell'essere, il senso io sono, quando senti il senso dell'esistenza. E questo è il filo rosso che tiene insieme tutte queste parti di memoria che hai di te stesso. Le tiene insieme, ma non sei coerente in te stesso. Tu togli questo filo e tutte queste parti cadono, tutte queste parti di memoria. Quindi ciò che accade è che in qualche modo, certo, qualcosa in te sta cercando la scoperta più profonda e dici sì a questo. E qualcosa ha risposto a ciò che ha riconosciuto e sentito in modo così potente. Hai detto che Rishikesh qualcosa è caduto, ma adesso ti sembra che stia rimbalzando, no? Cade e rimbalza, cade e rimbalza. Ma alla fine si stabilizzerà in una fermezza. Posso vedere questo, questa resistenza, questa pazzia mentale, lo riesco a vedere. Se riesci a vedere questa resistenza, che la resistenza non è ciò che sei, ma che è una reazione che sta accadendo nella tua mente, il senso della resistenza è così, perché c'è una paura. Se vogliamo fare un esempio, la goccia che cade, diciamo: ok, la goccia sta cadendo e diventerà l'oceano, e wow, che bella cosa! Ma poi sente: ah, ma perderò la mia indipendenza, la mia unicità, non avrò più la mia cameretta più, tutto il mondo sarà la mia camera, forse diventerò troppo sottile e non rimarrà niente di me per sentire quel senso di me, il senso di me personale. Ma non è vero, la persona non è il problema, la persona è come una maglietta, una cosa molto superficiale, la maglietta che l'assoluto veste. La natura dell'ego è che gli sembra di essere la cosa più importante, l'ego crede di essere al centro del mondo. E questa particella di coscienza non si sente una particella, si sente un come sono io, sono solido, sono qui, io amo me stesso, non voglio perdere me stesso. Ma questo me in realtà è il sé. Tu sei il sé, ma immagini di essere una persona e imbroglia se stesso. Sì, posso capirlo, lo capisco.
dice l'interlocutrice. La confusione è che... Ascolta, non lasciar perdere niente, solo le illusioni, solo ciò che... Non stai facendo nessun sacrificio, non ha nessuna importanza. E tu pensi, ah, perché si prende tutte le mie caramelle e scambia per l'assoluto? Non sono caramelle. Queste caramelle sono velenose. E non è così in realtà, perché non è così, oh mio Dio, la mia persona sta sparendo, oh, sarò rimpiazzato da questa vastità, ma mi piace la persona. C'è un gioco qui, su questo, che accade spesso, ma la verità è che mentre scopri te stesso sempre di più, non può essere che ti perdi il tuo ego. Non ti potrà mai mancare. No, non credo proprio, perché il tuo vero sé è assolutamente puro. È delizioso. C'è un detto che dice, vogliamo assaggiare il miele, non vogliamo essere il miele. Ma qui tu sei il miele e stai assaggiando il miele allo stesso tempo. Quindi... qualcosa è ancora attaccato all'idea di volere qualcosa nel mondo fenomenico. Forse hai un'ambizione per qualcosa, un desiderio. E allora la mente si aggrappa a questa cosa. E dici, ah, non voglio arrendermi, non voglio lasciarlo andare. Quindi hai guardato che cos'è questa cosa? Dice Muji. Sì, dice lei. L'ho guardato. È l'idea di avere una famiglia, sessualità, devo veramente, il fatto di lasciare andare la vita sessuale è una cosa veramente nuova per me. Muji dice, ma chi te lo sta chiedendo? Cioè il sesso e la sessualità. Dillo ancora. Cioè il sesso e la sessualità. Il sesso è una cosa. Voglio essere sexy. È un ruolo in cui vogliamo giocare. Nessuno ti sta chiedendo di smetterla con il sesso. Io non la vedo così. Se sei dipendente, hai delle dipendenze da qualcosa, queste ti lasceranno, ma il sesso non è qualcosa da cui sei dipendente, o anche l'amore, non ne sei dipendente, il cibo non ti rende dipendente. E questa è la confusione, dice lei. C'è una parte di me, la mia persona è molto estrema, e in qualche modo devo lasciare andare tutto. Questo significa lasciare andare gli attaccamenti e l'identità con le cose, che è diverso da lasciare le cose in se stesse, perché le cose in se stesse sono innocenti. Ma l'interpretazione e il significato che gli dai nella tua testa è diverso. E quindi io non mi sembra che... magari alcuni ti dicono, ah, devi lasciare andare questo, non devi fare quest'altro. Io dico che no, l'enfasi non deve essere su di questo, l'enfasi deve essere sulla scoperta del sé. Quando scopri te stesso, le cose di cui non hai bisogno se ne andranno da sole. E per me quello che crea tutto questo, non gli sembra che questa sia una cosa così brutta. Se vuoi scoprire te stessa, e parliamo adesso a livello della coscienza, se vuoi conoscere di più, essere più felice, essere più aperta, più autentica, più corretta, compassionevole e pacifica, queste non sono cose.
Queste sono qualità divine. Dobbiamo parlare delle cose, allora questa è la parte più meno sottile di tutto questo, tutta questa espressione. Se tu dici che vuoi avere una famiglia, allora a chi appartiene questa realizzazione? Sono felice che parliamo di queste cose, così veramente lo puoi lasciare andare, lo puoi mollare. Perché non mi sembra che questo sia... ci sono persone perché questo è importante, non sopprimere alcune abitudini naturali, spontanee dentro di noi. E questo produce semplicemente delle stranezze, qualcosa che non va bene. Ma dall'altro lato, d'altra parte, stare lì a promuovere tutte queste cose ti porta via da ciò che è veramente autentico. So live with all things, quindi non essere posseduto da niente. Puoi muoverti nel mondo, ogni persona nel mondo è cibo per qualcos'altro. La coscienza nella sua forma si nutre nel mondo. Ogni cosa, ogni forma senziente che appartiene a questo pianeta si nutre della sostanza di cui è fatto il pianeta. Qual è il problema? Il problema è la mente psicologica, la mente pervertita, la mente tabù, piena di tabù, la mente che vuole essere più speciale, quel tipo di mente perversa, e questo è diverso. E non penso che tu voglia preservare questo, perché non ti porta felicità, non ti porta pace, non ti porta armonia. E sappiamo che ci sono persone nel mondo che non vogliono quel tipo di armonia o pace. Non tutti nel mondo vogliono la pace per se stessi, ma non pace per te, non necessariamente. Non parlo di nessun gruppo in particolare, io parlo dell'umanità, l'umanità che non è consapevole di se stessa. Essa è un'entità egoista, perché percepisce se stessa in una piccola bolla personale ed esclude tutto il resto. Non devi preoccuparti di questo. Smettila di vivere la tua vita e fai che la tua vita, fai in modo che la tua vita venga vissuta. È un dispiegarsi. Se sei coinvolto in questo dispiegarsi, sei in uno stato illusorio, perché cercherai di manipolare la vita e fare in modo che essa prenda una forma che non è né organica né armoniosa. Come lo facciamo comunque, cerchiamo di mantenere ciò che vuoi e buttare via quello che non vogliamo e falliamo perché non vediamo l'armonia naturale. Ci sono molte cose che arrivano nella vita e ciò che ha contribuito maggiormente alla nostra maturità sono spesso cose dolorose, ma tu di solito non le vuoi le cose dolorose, ma arriverà perché non siamo capaci di vedere il mondo nella sua vera luce. E lascia che si dispieghi da solo. L'essere supremo già ti crea una vita che è perfetta per te, la tua comprensione. Per aumentare la tua comprensione e portarti a casa nella pienezza del tuo essere. Tu crei disarmonie se cerchi di fare in modo che di crearti una vita come la vuoi tu. Ma la vita comunque permette anche questo senso di armonia, e questo senso di armonia comunque non può lasciare la grande armonia perché è parte di esso, è parte della grandiosità della vita. Non preoccuparti. Don't you worry. Perché la mente ti dice: ah, hai mai sentito parlare di un Buddha sposato? Ti dice tutte queste cose e tu dici: oddio, non ho mai sentito parlare di un Buddha sposato. Oh mio Dio, non sono pronta. I'm not ready. Trova la gemma. Find the gem. È
è in te. È lì per essere trovata. E appare come se fosse nascosta. Grazie. Ti sei rilassata un po'? Sì. Posso abbracciarti? Can I hug you? Abbracciami da lì. Hug me from there. Ho incontrato un gruppo negli Stati Uniti qualche anno fa, non mi ricordo se me lo sto inventando o no. Li ho incontrati o lo sento parlare? Sì. Ah, ne ho solo sentito parlare, ok. C'è un gruppo, perché ho viaggiato in un sacco di posti e non mi ricordo se veramente è accaduto o ne ho sentito parlare, quindi Shri è un vero aiuto per me. Quindi c'era questo gruppo un po' strano, una comunità che non ha, per loro il sesso non andava bene. Quindi anche se eri sposato dovevi stare in astinenza e non volevano che questo accadesse. E quindi sono scomparsi. Si sono estinti. Certo, no? Stiamo cercando nuovi membri ma nessuno si fa avanti. Nessuno segue questa tradizione. Hai capito quello che voglio dire? Grazie. Adesso è felice. Now she's happy. In generale, quando venite per la prima volta, è meglio che non fate delle domande, ma vediamo cosa vuoi dire. C'è un microfono qui. Muji, il mio cuore my heart will not let me non mi lascerà stare finché non scopro la libertà. So I came here, non trovo la libertà. È stato un viaggio lungo. Voglio scambiare la mia persona con la libertà. Non voglio continuare a cercare per tutta la vita, voglio trovare. Ma la ricerca è anche una scoperta. La ricerca è anche la scoperta. Se veramente cerchi con autenticità, mentre cerchi scopri. Non è che cerchi ma non scopri. Mentre cerchi scopri. E mentre scopri cresci a una gran rapidità. Sento questa crescita. Ma a volte c'è la tendenza di tornare alla persona. Sì, questo è un riflesso condizionato, è un'abitudine di tornare alla persona, tornare a un terreno conosciuto. E tendiamo a ritornarci, perché è ciò che sentiamo di sapere, è ciò che pensiamo di conoscere. Hai visto i satsang recenti? Okay, but recently, ti seguo da 4 anni. Ma questo invito che faccio recentemente, l'hai seguito? No, questo non l'ho visto. Da qualche mese, da parecchi mesi, l'abbiamo messo in questo verso, no? Ti chiedo di seguire questo invito. In brevissimo tempo la gente comprende ciò che non ha mai compreso in tutta la vita. Il fatto che l'unica cosa che non hai capito, che non hai mai notato, sei te stesso, quel sé. Recentemente non li hai visti questi satsang? No. Però molte volte
però molte volte ho pensato di essere semplicemente la consapevolezza, ma non era così, perché poi è tornata la persona. Ma la persona appare nella consapevolezza, non c'è altri posti dove poter apparire. Ma se ne è andata via la consapevolezza? No, non è andata via. Tutto appare e scompare all'interno della consapevolezza, ma la consapevolezza stessa appare e scompare forse? No. No, questo l'ho scoperto tante volte. Found it out many times. Yeah. Però sono curioso com'è possibile che in qualche modo la persona riappare. Dipende al valore che dai a questa, nuova apparizione della persona. Ci sono dei piccoli attaccamenti nei confronti della persona. C'è un sottile attaccamento. Non è, questi attaccamenti non li posso individuare. Come faccio a rinunciarci del tutto e arrendermi con un'osservazione costante e confermando il fatto che la persona non è vera, non è autentica, è solo apparente, in qualche modo perde forza finché non diventa del tutto insignificante. Tutto è graduale, anche la cosa istantanea accade perché gradualmente ci si riscalda fino a diventare abbastanza aperti, abbastanza disponibili e da ascoltare davvero. È ovvio, non ci sono solo attaccamenti, sorgono tante cose, tutti detriti mentali, e siamo molto esposti quando siamo delle persone, quando funzionano sotto forma di persona. Consapevolmente o no, siamo esposti a tante cose. È un po' come il mare, no? Che continua a portare a riva continuamente detriti, vecchio legname. E la mente riporterà a galla continuamente ricordi, dolori vecchi. Ma tu sei l'oceano stesso, puoi osservare questa cosa, no? Puoi osservare che tutti questi ricordi sono semplicemente un gioco. Se non ti preoccupi di tutte queste cose, se non ti fanno un grande effetto, allora non hanno nessun impatto su di te. Ma se non gli dai nessuna importanza, in effetti non ha alcun effetto. Esperienzialmente non accade neanche, è annullato totalmente. Sì, succede molto spesso questo, successo molte volte. Molte volte si elaborano le cose nella vita così, perché non hai nessun interesse in esse, e quindi questo passaggio di cose è del tutto insignificante. Se invece le cose in qualche modo hanno a che fare con la tua persona, allora sono più appiccicose, si fermano nella testa, ti si fermano nella testa di più. Perché ogni problema è personale. Se non diventa qualcosa di personale, non ti sembra neanche un problema. Sarà qualcosa di leggero e insignificante, a meno che non ami quella cosa. E allora, sì, perché se la ami, in qualche modo la tieni viva nella memoria. Ma nello spazio che è il sé, quando ci identifichiamo nel corpo, col corpo, con la persona, che è così abituata all'identità materiale, quando invece scopriamo il sé informe, senza forma, in qualche modo sentiamo mancanza di questa forma. Ma in realtà l'essere senza forma è la cosa più bella. Non bisogna sempre essere strutturati. Ma la struttura ha un suo senso e non ha nessuna colpa. Può essere anche uno strumento dell'esperienza. Però è qualcosa di passaggio, se ne sta andando. La mente se ne sta andando. Mind is also passing. È solo la consapevolezza che non passa mai. A delight to recognize. Tutto passa. Everything passing. Grazie, Muji. Thank you very much, Muji.
Yes, yes, yes. It's, sì. Yes. Okay, thank you. Qualcuno là in fondo. Somebody over there. Mi serve la traduzione portoghese, per favore. Portuguese. Yes. Grazie. Molto obrigado, primeiro, Guruji. Grazie molto, Guruji. Per ricevermi e farmi sentire così amata. Desde que nós nos encontramos aqui em janeiro, aqui no Monte Sahaja. Quando ci siamo incontrati a gennaio a Monte Sahaja. Eu entrei numa verdadeira maratona de dor. Per me è iniziata una vera maratona di dolore. Dolore fisico. Physical pain. Eu nunca mais parei de tossir, eu tosso sem parar. Sto tossendo costantemente, non riesco a dormire. Can't stop, I can't sleep. E eu sei que isso é uma tentativa de me desviar. So che c'è qualcosa che continua a togliermi da... Ainda pouco eu comecei a tossir. Ora, per esempio, continuo a tossire. E algumas pessoas da sangue me pediram para ir lá para fora. Qualcuno mi stava dicendo, vai fuori. Quando eu cheguei lá fora, eu sabia que eu tinha sido sabotada. E appena vado fuori so che è un sabotaggio. Qualcosa vuole mandarmi via da qui. E eu estava lá fora e sentada no banco e alguma coisa, eu não aguentei, eu tive que voltar, mesmo contra a vontade da sangue. Ero seduta fuori sulla panchina e sapevo che dovevo venire dentro. Anche andare contro ciò che il sangue voleva. Perché eu quero de verdade ser voglio veramente essere libera, veramente. Mesmo. Really. Io peço sua grazia, chiedo il tuo aiuto, la tua grazia. Yes. Questa cosa, dice Muji, sta cercando di distrarre tutti dal loro autentico sé, so così continua ad andare avanti così. A chiedere dei passaggi attraverso lo spazio. That's what you're doing, because we don't, perché non riusciamo ad afferrare la pienezza, completezza di ciò che siamo. Capisci? Sì. I understand. Yes, perché? Se tu in questo momento sei soddisfatto di essere la persona che insegue i propri sogni, non sentirai questo, non sentirai questa cosa di cui parliamo. È solo per quelli che iniziano a risvegliarsi a una verità, a una comprensione più profonda di se stessi, che iniziano a sentire queste resistenze, iniziano a sentire questo nemico interiore, inizia a vedere dove la tua mente, che la tua mente non è il tuo amico, non ancora, non è la tua amica. That's your friend. È piena di it's full of so much misconceptions. Concetti sbagliati, è piena di queste paure, ti fa sentire piccola, small, inutile, tiny, quando in realtà non hai dimensione. It wants to vuole tenere occupata la tua mente con giudizi, proiezioni, desideri, attaccamenti, perché così tu... You just suffocate from perché così tu semplicemente soffochi, vieni soffocata da un surplus di lavoro, ti farà sentire claustrofobica, così che il tuo essere non si gode più la propria spontaneità, la propria freschezza, il suo potere intuitivo. Succede questo. Succede per tutti. Tu magari potresti essere nata nella famiglia reale, ma non ne puoi sfuggire. Tutti assaggeranno questa cosa. Ma tu che inizi a scoprire
La semplicità, perché sembrerà come se ti farà sembrare che la verità sia così difficile, ci vorranno così tante vite per arrivarci, metterà tutte queste cose di fronte a te per scoraggiarti. Eppure tu, che significa verità, la tua propria esistenza non può essere dove tu non sei la verità. Eppure questo deve essere riconosciuto e deve esserne fatta esperienza consciamente, altrimenti non significa niente per te. Conoscere la verità intellettualmente non vuol dire niente, non ha nessun significato. Devi sentirla nelle tue interiora, deve essere scorrere nel tuo sangue, deve essere ciò che sei. E non parlo di passione, non devi essere appassionato nei confronti della verità. Tu semplicemente sei quello. Ma quando abbiamo la nozione di noi stessi come semplicemente solo persone, sei già frammentato nel tuo pensiero. Quindi questa guida qui che ti porta alla posizione di ciò che è reale, questa sarà la posizione della tua libertà. Ancora, iniziamo così. Tu sai già che la vecchia identità non è libera. E ciò che sei, sai intuitivamente che quella è la posizione della verità, ma sembra che c'è qualcosa in mezzo a queste due cose. Fai finta che sia l'ultimo satsang per te. E molti di voi che magari non hanno ancora accettato completamente il mio invito dentro di loro, ve lo voglio proporre ancora. Lo facciamo? Così ti puoi sedere un attimo. Ti puoi sedere qui se vuoi, grazie. Grazie mille. Quindi apriamo ancora questo invito. Apriamo ancora questo invito. Hai la traduzione? Non hai bisogno? No. You don't need? Ok. Ve lo presento così. Se vi fosse presentato così, come lo sto facendo adesso, se vi fosse presentata la possibilità di riconoscere la verità di te stesso in un modo così profondo che è oltre qualsiasi opinione, tu vorresti farlo? Vorresti afferrarla? Sì. Se non vuoi farlo, allora non partecipare e puoi fare qualsiasi altra cosa. Ma se lo vuoi fare, allora procederò. Tu mi hai approcciato e mi hai detto, Muji, la gente dice che tu puoi aiutarci a risvegliarci, a risvegliare le persone nella verità di se stessi, e lo voglio anch'io, lo voglio ora, voglio risvegliarmi ora. Sei tu? Sì. Ok, dico, bene. Non ve lo posso garantire, ma sono abbastanza sicuro, se sei aperto riesci a capirlo. Ora, hai bussato alla mia porta e io ho detto, chi è? Io sono venuto per questa cosa, dici. E io dico, ok, puoi venire, puoi entrare, ma come quando entri nel mandir e lasci fuori le tue scarpe, io ti dico, lascia fuori le scarpe. E anche la tua mente, lasciala fuori. E abbiamo iniziato così. E certo, la gente dice, oh, è facile lasciare le scarpe fuori, ma come faccio a lasciare la mia mente fuori? Pensavo avessi detto fosse semplice. E io dico, ti faccio vedere come fa a essere semplice, perché io intendo, quando sei qui con me, per questo breve periodo di tempo, per favore, non parlare del passato. Non voglio sentire niente sulla tua memoria, cosa hai fatto prima, o quanto tempo hai fatto certe cose, non voglio sapere niente.
Non voglio sapere quanti anni hai, da chi discendi, non voglio sapere niente. E non voglio parlare neanche del futuro. Non ci aiuterà. Quindi il futuro, tipo, spero nel futuro che vivremo in un mondo così, voglio che le persone saranno così. No, non ne parleremo perché non è d'aiuto. Se ciò che vuoi trovare è la verità su te stesso, allora non parleremo né del passato né del futuro, perché non lo sappiamo che cosa sarà il futuro. Solo Dio lo sa. E il passato in ogni modo è pieno di interpretazioni, quindi non parlare del passato, non parlare del futuro. Siete d'accordo? Sì. E anche chi pensi di essere in questo momento, qualsiasi opinione hai di te stesso ora, qualsiasi identità ti stai aggrappando ora, lasciala fuori e ti garantisco che quando la rivorrai indietro sarà lì per te. Non è che se ne andrà, sarà lì ad aspettarti. Quindi, passato e futuro, autoimmagine, chi pensi di essere, e qualsiasi tipo di persona tu pensi di essere anche. Non voglio parlare neanche di questo. Siete d'accordo? Ok. E poi anche un'altra cosa. Non ti chiederò di usare la tua immaginazione, perché non sono interessato all'immaginazione, quindi immaginazione, pensiero creativo, visualizzazione, non ti disturberò con nessuna di queste cose. Quindi, se sei d'accordo con questo, entra pure. Ora sei dentro. Chiudi la porta, siediti dove vuoi, nello spazio dove io sono, e possiamo continuare. Tu sei qui, ora. Ogni cosa che ti dico è solamente ora. Non perdertelo, perché non lo ripeterò. Non ripeterò quello che dico, ed è molto semplice. Tu sei qui. Hai lasciato l'intera idea di passato, autoimmagine, futuro. Non voglio chiederti di immaginare o visualizzare niente, siamo semplicemente qui, nel modo più semplice e naturale che ci può essere. Siamo semplicemente qui. Spesso la mente sta aspettando e dice, ok, sono qui, e ora cosa succede? E io ti dico, no, niente. Non c'è niente dopo, che accadrà dopo. Non c'è niente per il momento. E questa è una cosa poco comune, perché normalmente pensiamo a quello che c'è dopo. Non pensarci a quello che c'è dopo. Semplicemente rimani qui. Non c'è niente dopo. Non c'è nessuna aspettativa per il momento. Evitala per il momento. Quindi semplicemente rilassati. Non ci si aspetta niente da te, per niente. Non ti chiedo di sopprimere o controllare i tuoi sensi, loro sono a posto, vanno bene. Ti ho chiesto di lasciare i tuoi pensieri sul passato, sul futuro, lasciali, non parliamo di te personalmente, di passato o futuro. Ma sei qui, sei sempre qui, comunque. Quindi ti ho dovuto chiedere di lasciare queste cose, lasciarle da parte e semplicemente rimanere vuoto e presente. È tutto. E nella sensibilità naturale di tu, che sei qui, non ci si aspetta niente da te. Sei semplicemente qui, in questa consapevolezza, in questa sensazione di consapevolezza. Quindi mi riferisco a questo, a ciò che è. Lo chiamo ciò che è. Mi sembra un termine molto neutrale. Tu sei qui, in questo essere, in questo ciò che, in questa, in questo essere. Yeah, just
Whatever is, it just is. Il senso dell'essere, di ciò che è. Non l'hai creato, non ti chiedo di creare una certa sensazione o di immaginarti un particolare stato. Tu sei semplicemente qui, non associato con nessuna immagine o spazio temporale, vuoto di ogni contenuto. Adesso voglio farti una domanda facile ora. Simple questions, no. This questo essere, questo ciò che è, tu e questa sensazione di essere. Hai creato questo essere? No. Ha una forma? Does it have a shape? Voglio avere delle risposte su questo. On this? Okay. Ha una dimensione? Does it have size? No. No, no. Colore? No. Color? Ha un certo umore? No. Rispondete da in fondo anche. Ha un certo umore? No. Ha dei giudizi? Ci sono dei giudizi in esso? No, non ci sono giudizi. Quindi, per esempio, potremmo dire che questa cosa diventa depressa? L'essere può deprimersi? È personale? Is it personal? No. Voglio chiedervi questo. What about this? Può ammalarsi? Can it be sick? No. Se stai per addormentarti e non stai facendo attenzione e poi ti svegli, se n'è andato? No, non può andarsene. Dov'è questo essere? Sta galleggiando nello spazio, per terra? Dov'è? Dov'è questo essere? È dappertutto. Puoi allontanarti da esso? No. Adesso ve ne dico una bella. Quanti anni ha? How old is it? Eh? Non ha età. Siamo d'accordo su questo? Are we in agreement about that? È nato? È mai nato? Was it born? No. Quindi può morire? No. Can it die? Veramente? Really? Può essere ingannato? Can it be tricked? No. Appartiene a qualche gruppo religioso particolare? No. No, no. Does it matter if you're a believer or an atheist? Importanza se è un credente o no? No, no, non ha importanza. Adesso ce n'è una ancora più bella. Quanto distante è da te? Quanti millimetri? Quanti centimetri? Centimeters. Passoi? Nessuna distanza. No distance.
Questo è praticamente come dire che è la stessa cosa di te, sei tu. Quindi io vi faccio queste domande. Sempre le stesse domande e ho sempre le stesse risposte. Mi sembra che non ci sia nessuno che si guarda intorno e vede chi sta rispondendo per primo, ma rispondi da te stesso, con tutto te stesso, no? Sì. Con nessun altro argomento un'intera stanza può essere d'accordo così. Quindi possiamo dedurre che la ragione per questo è che ciò a cui ci riferiamo è te stesso. Senza forma, senza dimensione, senza forma o colore, non può ammalarsi, è oltre giudizi, imperituro, mai nato, unborn. Se cambiate idea potete dirmelo, no? Mai nato, unborn, mai creato, uncreated. Senza distanza, distanceless. Possiamo odorarlo? Possiamo toccarlo? Can it be touched? Può essere ascoltato? Can it be heard? Può essere assaggiato? Can it be tasted? How can we speak? Come possiamo parlare di qualcosa che è oltre la qualità, che non può essere visto, non può essere toccato, non può essere sentito o assaggiato, non può essere odorato o ascoltato, e avere la stessa, rispondere con la stessa voce nella nostra percezione? Può solo essere che viene percepito oltre la mente. Può solo essere che voi state vedendo ciò che non può essere visto con questi occhi, perché viene visto dal tuo cuore. Quindi per questo che puoi dire che non ha distanza. Se questo sei tu, chi è che sta soffrendo nel mondo? Chi è che ha paura del domani? Non so se ce la faccio domani. Chi è questo qui? Prendiamoci un minuto. Può essere dimenticato? No. Com'è possibile? Quanti stanno vivendo in questo corpo? Uno, due, tre, quattro. In quanti vivono in questo corpo? C'è una famiglia? Chi è il residente di questo corpo? In quanti sono? Qualcosa deve essere riconciliato e una comprensione deve avvenire. Chi soffre in questo mondo? Chi è che spera in un certo tipo di futuro? E chi è che ha un certo tipo di passato? Perché anche questo sembra molto tangibile, concreto, e ha una memoria in cui metterlo.
Quindi io dico, noi viviamo nell'idea che abbiamo di noi stessi e non nella realtà di ciò che siamo. L'idea che è formata, si è formata a causa del condizionamento di questo corpo, nell'idea che il corpo è quello che sono, ma il corpo è lì, ma è innocente, è necessario affinché l'esperienza avvenga. Il corpo deve essere lì. Il condizionamento che io sono il corpo, io sono il mio sistema di valori, di credenze, io sono il mio condizionamento, è stato abbastanza per creare l'idea di una persona. Mentre siamo sempre stati semplicemente questo, coscienza. Coscienza che si manifesta con una forma e con la possibilità di identificarsi in quella forma e con questo ambiente e queste condizioni, il condizionamento che circonda quella espressione di coscienza in quello stato condizionato in cui crede di essere il corpo e il proprio condizionamento e fluttua, questo fluttua nell'esperienza perché l'identità non è stabile. Dalla posizione dell'identità noi continuiamo a cambiare, a fluttuare. Facciamo una promessa oggi e stasera già la rompiamo. E diciamo, non lo farò mai. E poi lo facciamo. Perché è come se fosse oltre il nostro controllo. E se vogliamo controllare troppo, per fare in modo che poi la vita prenda una forma in cui proiettiamo noi stessi, allora la vita diventa rigida, c'è un qualcosa di troppo stretto. Quindi cos'è che è vero? Quindi ciò che ho detto è che per un po' ci sentiremo un po' persi a causa dell'impatto di questa comprensione e non possiamo valutare ancora la grandiosità di questa scoperta che hai fatto oggi. Eppure non puoi non vedere quello che hai capito oggi. Dove andrà tutto quello che hai capito? Sarà determinato dalla tua mente? No. No. I say, ci sarà un bellissimo dispiegarsi. Ci saranno alcuni scossoni sulla strada, sulla via. Perché come un riflesso, con la forza dell'abitudine, qualcosa continuerà a tornare indietro al vecchio regime, al vecchio sistema mentale, alla vecchia identità. Perché questo è, ti sembra familiare e continuerà ad arrivare perché è la prima cosa che tu sai, no? Che conosci. Quindi che fare? Beh, vediamo. Perché vi do un altro modello che magari vi è d'aiuto, perché molte persone dai paesi europei magari arrivi da uno di questi paesi che hanno una certa valuta e poi è arrivato l'euro e allora avete dovuto cambiare la vostra vecchia valuta. Quindi quando questo avvenne, mi ricordo nel mio caso, in Inghilterra, abbiamo cambiato da sterline, scellini e penny, da sterline a nuovi penny. Non era dalla sterlina all'euro, ma un cambio di valuta comunque. Quindi tutto il cibo che mangiavamo era sempre lì, nei supermercati, nei mercati, era tutto uguale. Ma i prezzi erano diversi. E noi dovevamo tornare indietro al vecchio sistema di pensiero. E che cosa significa 2 sterline e 20 penny nella vecchia moneta? Ah, significa questo. Allora dovevamo pensare nella valuta vecchia per avere un senso del valore, di quanto costasse, e poi dopo tradurlo nella valuta nuova. Quindi è un po' una cosa del genere che avviene
is going to take place because of the necessary della transizione necessaria di andare da un modello personale di persona allo spazio della presenza, allo spazio della coscienza. Continuiamo a tornare indietro alla persona per avere una misura di ciò che la persona che cosa perde, la persona che cosa... Ma la nuova valuta è oltre quella vecchia. E questo esempio forse non è il più bello, perché ciò che tu stai scoprendo ora non è una valuta. Niente può essere paragonato adesso. Ma come un riflesso, torneremo alla persona. E quando sentiremo alcuni pensieri di insicurezza arrivano, torniamo indietro alla persona. Ma io ti sto invitando a continuare questa contemplazione nell'essere. Come fai a contemplare qualcosa che non ha informazioni? Non è un libro. Non è neanche uno stato. A meno che tu non lo chiami uno stato che non è uno stato. Perché lo stato va e viene, ma questo non va né viene. Lo capite questo o no? È una cosa che non va e viene, ma è stantia o è morta? No. Questa è una cosa radicale per la mente. È più nuova del nuovo. Perché non ha tempo. Because it is timeless. E che facciamo allora con questo? Perché cosa è utile? What's it useful for? La persona vuole chiedere. La modalità per di persona ha sempre avuto un sistema di valori. What's it good for? What can I do? It will help me mi aiuterà a trovare un nuovo lavoro o una... È un compagno di vita, mi farà diventare più sexy. No. Semplicemente ti permetterà di essere la completezza che tu sei, la piena gioia che tu sei, proprio ora. Dalla prospettiva della persona, la persona vuole essere un tipo di persona, vuole essere vista in un certo modo, ma l'essere, cosa vuole l'essere, ciò che è? Is that agreeable? È qualcosa che... Qual è il valore dell'essere? What is the value of isness? Rimani lì, rimani presente. Just be present. Rimani semplicemente presente ora. Is the isness waiting? L'essere sta aspettando per il prossimo momento. What does don't fade? Che significato ha il futuro per esso? Per favore, guarda, osserva. Guarda con me. Può fallire? Can it fail? Può avere successo? Can it succeed? Ne ha bisogno? Does it need to? Una voce arriva e dice: a voice comes along and says, well, ma che valore ha tutto questo? What's the value of that? Voglio fare qualcosa di cui essere orgoglioso, voglio essere il migliore. I want to be the best. The thing with that, it feels good to be the best, but it always implies someone has to be. Il fatto di sentirsi migliore implica sempre che c'è qualcuno che si deve sentire meno di te. Yes. Well, here I would say that dall'esperienza
Ogni giorno diventa il tuo giorno migliore. Ogni istante, il miglior momento. The best moment. Controlla dentro di te. Check in. È reale? Is it real? O immaginato? Or imagined? Ti faccio questa domanda. I'm asking this question. È vero? Is it real? Ciò a cui mi riferisco come l'essere che tu conosci più dell'intimità, tu lo conosci. You know it. È vero o immaginato? Is it real or imagined? Reale, sì. Yes. Does it matter that ha qualche importanza che tu non ne possa parlare o provarlo a qualcuno? No. Eppure, and yet, essere libero dall'illusione, essere libero come libertà stessa, quella fragranza arriva da te, quella mancanza di paura, quell'apertura, quell'amore, quell'onestà, quella gioia, saggezza, brilla da dentro di te. Ma per un po', la mente non si arrenderà, non è che dice, ok, no, continuerà a tornare, ma ricorda, non sei buona abbastanza, guarda quante volte hai fallito, sono così tante persone che sono molto meglio di te in questo, quando tornerai a ciò che sai? E so che conosci. Puoi sopportare gli attacchi mentali? Sì, il tempo lo dirà. Time will tell. Is it possible? È possibile essere con l'essere? Perché, comunque, anche se abbiamo confessato che non è differente da me, c'è un aspetto di me che sembra essere legato al tempo e al cambiamento e all'identità. Ed è quell'identità che gradualmente viene assorbita nella totalità dell'essere. Cosa significa? Che gradualmente ti stiamo cancellando dall'universo? No. No, ti stiamo svelando come universo stesso. Vedila come vuoi, perché in ognuno di voi sarà diverso, dipende dall'influenza che la mente ha su di te. Oh, ma mi stai cancellando. O è più che vieni svelato. Investi di ciò che sei veramente. Essere. Is this? C'è qualcosa che non Is va. Anything wrong? E se magari qualcuno dice, ma perché stai facendo finta che tutto vada così bene? Everything is so good. Sappiamo che stai nascondendo qualcosa. Quelle parole si muoveranno profondamente in te. Quindi ti dico, all'inizio sembrerà uno sforzo portare l'attenzione a riposare nell'essere, non come un esercizio. Sembra un esercizio quando la mente dice vieni, allora tu sei ma questo che va verso la mente o l'essere, mente o essere, chi è questo qui? È l'attenzione.
gradualmente inizi a vedere che l'essere e l'essere, l'essere e il sé sono la stessa cosa. Ma all'inizio sembra che l'attenzione coscientemente devi riportarla a rimanere nell'essere. Occasionalmente passa una nuvola che sembra interessante, la segui, segui nella tua nuvolosità, ma poi passa e qualcosa si ricorda che ma sono qui. E anche il movimento dell'attenzione, il movimento stesso, anch'esso è una nuvola e non è neanche la mia attenzione, è semplicemente uno strumento più intimo, così intimo che dove l'attenzione va mi sembra di avere l'impressione che anch'io sono andato, ma c'è invece un qualcosa che guarda l'attenzione, che si muove. È troppo difficile o ho ragione? Sì. Guardare, 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 osservare, iniziare con la sensazione dell'essere, of being, of isness. Maybe at some moment, magari c'è qualche momento in cui la mente che si alza così tanto che c'è qualcosa che si sente confuso, ma è semplicemente un'idea, significa semplicemente che la mente sta correndo. Se la mente corre, tu stai correndo? No, e questa è esperienza. Sembra che ci sia uno tsunami dentro, ma c'è anche una fermezza, una calma che può apparire come un punto. Ma tu rimani su questo punto, solo su questo punto, e si espanderà verso l'infinito. Quando tu vieni qui, magari per un momento non c'è movimento, non c'è niente che puoi fare, la mente sembra troppo forte, sono tutti pensieri, ma sono pensieri che accadono nell'essere. Se tu vieni qui e sei vestito come una persona e ti sembrerà non posso stare qui, sono troppo confuso, ma tu sei qui, semplicemente osserva il tuo respiro, osserva la mente che si muove, sente il sangue scorrere nelle tue vene e rimani con questo, e gradualmente ci sarà un focus che comincerà ad accadere. E la concentrazione in qualche modo emergerà in te. E dove andrai da lì? Da nessuna parte. In qualche modo l'essere sembrerà tenersi aggrappata all'essere stesso. E in questo la mente comincerà a diminuire nelle sue pulsazioni. Non ho parlato di vita quotidiana. Tu continua con la tua vita quotidiana, muoviti come devi. Tutto si manifesta nell'essere, si svolge nell'essere. Mi chiedo se tu lo noti. Le azioni, le reazioni, tutto accade spontaneamente nell'essere. Rimani nella posizione dell'essere e non parlarne con nessuno. Tu prendi questa abitudine di essere conscio dell'essere fino a che diventa totalmente senza sforzo. Come vi sembra? È un fardello da portarsi dietro? No. Allora magari mentre vai da qui te ne vai e dici oh mio Dio, cos'è che ha detto Muji? Mi sembra adesso magari ho perso l'essere. Come si fa a riportare l'essere? Ma naturalmente tutto questo sarà una qualcosa che si manifesta nell'essere stesso. Anche la sensazione di perdere l'essere non può esistere senza l'essere. Come dire, io non esisto. I don't exist.
Ma chi lo dice io non esisto? Who is there to say I don't exist? Chi sa di non esistere? Who knows I don't? Tu puoi dire io non esisto in veste di questo, in veste di quest'altro. Ma anche dirlo, dire questa frase è un'evidenza che tu esisti. Sentire, ah, cosa faccio, l'ho perso, ho perso l'estere, non so come ritornarci. A un certo punto deve diventare una risata. Ma per alcuni magari ci vuole un bel po' di tempo. Bussando da una porta all'altra. Tu eri lì con Muji, cos'è che ha detto sull'essere? Lui ha detto che è. Cosa vuol dire? Quindi tutte queste cose vengono dalla mente e non dall'essere. And not from the isness. C'è qualcuno che si è perso? Anybody feel lost? No, qualcuno magari un po'. Posso chiedervi una cosa? Can I ask you something? Potrebbe Could veramente really essere così so semplice? Simple? Qui alla sinistra, sì. On the left. Qualsiasi cosa Whatever pensiamo, qualsiasi cosa, è troppo difficile da sostenere. Perché se questa cosa non cambia, allora il nostro umore che cambia verso di questa. Tutto si muove, tutto è un flusso concettuale, emozionale. Vuol dire che si muove sempre, cioè qualcosa nota il movimento e non è intrappolato in questa campana di vetro del movimento, in questa bolla di movimento. Naturalmente per un po' siamo profondamente attaccati a un'ideologia, a una filosofia, a una mitologia personale, a uno schema, ma passa, tutte le cose passano. È possibile trovare ciò che non passa? Quando tu scopri ciò che non passa mai, allora hai un'idea di ciò che è la divinità. È quell'aspetto della divinità che si manifesta come tempo, cambiamento, temporalità. Ma non è più grande di ciò che non si muove, dalla sorgente da cui tutto il cambiamento si manifesta. Io non parlo alla tua testa. Perché tu puoi solo conoscere e convalidare questo dentro il tuo cuore. Non è abbastanza avere un concetto mentale su questo. Quelli che sono qui possono iniziare a guardare in modo più profondo dentro se stessi, fino a che crescerai più velocemente e la tua mente si stabilirà nell'essere più velocemente. Ma se continuiamo a correre fra l'essere o ciò che non è o ciò che vogliamo essere, è come se questo ponticello che vogliamo passare continua a estendersi sempre di più e a diventare un grande ponte. Non costruire la tua casa su questo ponte. Va bene così? It is good. Very good. Thank you. Okay. Grazie. Yes. Wonderful one.
Segui questo consiglio, questi consigli, e ogni volta ti riporterà qui, ti indicherà il cuore, ti riporterà qui. Semplicemente resta qui. Non puoi passarci troppo tempo. Qualsiasi posto, qualsiasi luogo ti trovi, chiarifica la tua vera collocazione. Se raggiungi l'essere e non la persona, hai fatto il tuo dovere. Continua a tornare qui fino a che il senso di farlo si esaurirà. La sensazione di compiere questa azione si esaurirà. A quel punto sarà veramente finita. Sarà fatta. Sento che è una fase nuova della nostra evoluzione in quanto coscienza. Di solito nel passato dicevo bisogna diventare la mucca che ha saltato la luna, perché da piccolo sentivo una filastrocca che diceva suona il violino, la luna deve saltare, la mucca deve saltare la luna. E io mi chiedevo, ma come fa una mucca a saltare la luna, a saltare al di là della luna? Come fa una mucca a saltare al di là della luna? E ha detto, qui la luna è un simbolo per la mente. Puoi saltare al di là della mente? Chi è che ci riesce? Una volta tornavamo da Rishikesh in macchina, una strada lunghissima attraversava tutto il paese e c'era marijuana dappertutto. Ma io mi chiedevo, ma tutti sanno che cos'è questo? Maybe you call it something else, maybe it's what they call hemp or something. Era tutto pieno. There, and all I could see, colline e colline di marijuana. E c'erano anche delle mucche che mangiavano le piante. Allora qualcuno ha detto, Muji, forse queste qui sono le tue mucche, quelle che sono saltate, hanno saltato al di là della luna. No, non è così, devi capire davvero. Che cos'è che può saltare al di là della luna? Vuol dire che ovunque ti trovi, che abbia a che fare con l'identità, sei nella sfera della mente e non c'è nulla di stabile qui. Anche se hai firmato dei trattati, non c'è nulla di stabile qui, non c'è nulla nelle tue mani, non controlli niente. L'unico luogo in cui gli esseri umani hanno la possibilità di essere tutti uniti e se saltano al di là della mente, della luna mente, saltare al di là dei loro ideali, delle filosofie personali, delle opinioni. Neanche nella stessa famiglia hanno la stessa opinione, ma se scopri il sé, non è un'opinione il sé, è l'unico fatto reale, è un fatto molto stabile. Non è una nuova religione, è per tutti, tutti possono farlo e rafforzerà la vostra fede. La vostra presenza. Parlerete in base alla vostra esperienza.
non in base alle vostre opinioni, alle vostre ipotesi. Magari non parlerete più tanto, ma quello che direte avrà un grande potere, avrà autorevolezza, presenza, l'autorevolezza della vostra visione. E automaticamente svilupperete quello stato d'animo, quell'intuizione, la sensazione della presenza di Dio. La pura verità. La consapevolezza senza forma. E ha già iniziato. Allora, vorrei ringraziarvi della vostra apertura, della vostra accoglienza, perché avete accolto questo tipo di esame, di osservazione. E adesso ce l'avete, questo esercizio semplice, questo ricordo, questa comprensione. Crescerà dentro di voi grazie alla grazia e grazie alla vostra apertura, che è anche il sostegno della grazia. Grazie. Vi incoraggio, coloro che sentono che ancora c'è qualcosa di oscuro, andate sul sito internet e ricercate. E cercate qualcosa che sottolinea nuovamente le indicazioni o i punti che non vi sono chiari. Rifletteteci, meditateci finché non diventeranno vostri. Quindi grazie. Oggi è un fausto giorno per tutti coloro in giro per il mondo che si riuniscono per venerare i loro maestri, i loro guri, i loro guru, per festeggiare la loro presenza nella vita, nella loro vita. Quindi noi abbiamo Sri Ramana Maharshi e un'immagine di Punjaji, il mio guru. E quindi metto il mio capo ai piedi di tutti i maestri, in realtà, che hanno portato luce e comprensione su questo pianeta. Quindi buon Guru Purnima. Purnima. Om Namah Shivaya. Abbiamo della musica? Which is the first? Quella che si legge prima, questa parte. The fragrance of your beauty makes me constipated. Il profumo della tua bellezza mi inebria. The alchemy of your eyes gives me your divine wine. Signore, my Lord, I have been waiting forever for this moment to meet questo incontro con te. Adesso è chiaro che ho il permesso, dato che sono una candela. If you want to meet the absolute, then just ask the breeze in spring to reveal the beauty of your face. If you want to stabilizzare l'essere nel mondo, sarà così.
it will be so. Io e la brezza della primavera ci muoviamo insieme, ubriachi. I from the glimpse of your eyes and it from the fragrance of your heart. Amato, my beloved, ho rinunciato a tutto nella vita, in this world, and the in questo world, e nell'altro mondo, grazie a te. The dust under your feet, la polvere sotto i tuoi piedi, la terra sotto i tuoi piedi, è la luce che mi permette di vedere. Di Hafiz. Hafiz. Yes. Bellissimo, beautiful, bellissimo. Beautiful. È meraviglioso quando la gente scopre i grandi poeti santi come Rumi, Hafiz. Questo era di Hafiz. Ci sono anche dei magnifici libri. Le Gita sono fantastici, fantastiche. Neanche in India ne sanno abbastanza. Ashtavakra Gita, la Ribhu Gita, la Avadhuta Gita. Viveka Shudamani. Oppure dei classici moderni come Io sono quello di Sri Nisargadatta Maharaj. Grazie. Thank you. Ok. Charanon pa sumana shada ke arpita hai mere gurudev charanon pa sumana shada ke को समर्पित है
titi hei nahi puja ki shakti hei na priti hei prati ti hei nahi puja ki shakti hei mera ya man mera ya tan mera kan kan samare pita hai mere gurudev charanon pa sumana shraddha ke arpita hai Mahi ho bava men mere vicharu me pukaru me Mahi ho bava men mere vicharu me pukaru me Bana ab mucha ko mera sarvatra ke arpita hai mere gurudev charanon pa sumana shada ke arpita hai mere gurudev charanon par sumana shraddha ke arpita hai mere gurudev charanon par sumana shraddha Allora, adesso facciamo una piccola pausa. È così che bisogna fare?
ci prendiamo un tè, se dovete andare via, arrivederci e tornate sani e salvi a casa, e quelli che invece vogliono restare. Di solito abbiamo una pausa di una mezz'ora. No, di solito passiamo una mezz'ora, 40 minuti per leggere un po' di lettere che mi arrivano, e ci rivediamo anche con coloro che ci seguono in trasmissione. Grazie, grazie, grazie. Bless you.
Thank you. Fusetta, and I decided to come here. Yeah. It's a wonderful place. Wonderful. Yeah. Wonderful to see you. Very good. Okay. It's the first time Fusetta. I'm here. Big welcome. Thank you very much. That's it. That is take 10, that was. Hi, how you doing? You are the best, Mugi. You are the best one. Oh. Hi. Nice to see you. Thank you. Hi. See you in a bit. Abbiamo una nuova lingua oggi, cecoslovacco. Siete la mia voce. Siete la mia voce. That's so great.
Voglio bene, fantastico. Metà stanno traducendo dentro. Diamo un'occhiata. Love you, love you, love you. Grazie. Che posso dire? Felice Guru Purnima. Siete più belli. Siete tutti più belli. Grazie. A presto. Voglio bene. Love you, love you, love you, love you, love you, love you, love you. Thank you. Thank you. Thank you. And it's because of your grace. And they're watching. They're watching first time satsang today. Wow. First time. Ho tradotto per la prima volta satsang per tua grazia. Allora hanno sentito te, non me. Grazie. Thank you.